I vitigni che compongono il Ramie, eccellenza della Val Germanasca e di Pomaretto, sono Avanà, Varengo, Becquè e Chateuse. Sono dei vitigni prettamente del luogo, quindi sono autoctoni al 100%, e questo fa un gioco forza sul prodotto che è fenomenale. Questi vitigni vanno a comporre il nostro famoso Ramie e sono proprio la peculiarità di questo vino, che è prodotto, ripeto, con vitigni autoctoni. La peculiarità di questi vitigni è il fatto che sono molto resistenti alla climatologia del luogo. Abbiamo comunque estati molto calde e siccitose, quindi i diversi vitigni si sono praticamente adattati nel tempo a queste nostre caratteristiche. Più vitigni in un solo luogo servono anche per garantirsi una produzione, quindi possono andare, quando arriviamo in tempo di vendemmia possiamo già incontrare molto, molto freddo, e quindi dobbiamo garantirci un minimo di produzione. Questo soprattutto negli anni passati. Adesso questo trend è cambiato un pochino, perché con il cambiamento climatico possiamo creare addirittura una qualità eccelsa rispetto a quella che avevamo un tempo. Però un vigneto plurivarietale serviva per l'appunto per portare a casa un qualcosa che era una fonte di sostentamento e non era un prodotto commercializzato, era strettamente legato all'alimentazione familiare. E lavorare qua nei vigneti di Pomaretto è un qualcosa di veramente eroico. Non è solo la questione di fare vigne eroiche perché sono in montagna. Qua gli unici mezzi motorizzati che entrano nei vigneti sono il decespugliatore e l'atomizzatore per effettuare i trattamenti. Quindi abbiamo il 99% delle operazioni in vigna fatte sulle nostre gambe, quindi è l'uomo a farla da padrone, sia nella potatura, sia nella manutenzione del vigneto, sia nei trattamenti anticrittogamici. Quindi queste operazioni sono veramente difficili, perché abbarbicarsi per questi terrazzamenti risulta veramente duro, tant'è che la parte anziana dei viticoltori sta piano piano abbandonando e lasciando il posto ai giovani, anche perché i giovani hanno qualche forza in più, qualche possibilità in più di potersi muovere agilmente in questo territorio così complicato. Allora, siamo sulla collina di Pinerolo, nell'azienda azienda agricola Bea Merenda Concorvi, su una superficie di un totale di 3 ettari, con poco più di un ettaro vitato. La nostra produzione è una produzione molto piccola, conduzione familiare, produciamo un totale di 3500 bottiglie, di cui diciamo l'ossatura principale, lo scheletro, è quello del Barbera, che un po' rappresenta le nostre origini, le nostre radici di questo territorio, e a cui poi abbiamo alternato un qualcosa di diverso, la voglia, la nostra passione di provare nuove esperienze, vitigni internazionali ben conosciuti nel panorama internazionale come il Merlot e il Pinot Nero, quindi la nostra produzione è composta principalmente da Barbera, circa 2000 bottiglie, e poi qualche centinaio di bottiglie, 700 bottiglie di Nebbiolo, e 350 di Pinot e 400 di Merlot. Nel 99, quando mio padre acquista questa proprietà, precedentemente qua c'era già un vigneto, un casolare, e viene ristrutturato il casolare e viene totalmente reimpiantato quello che era il vigneto. Ormai è da 20 anni che siamo qua e portiamo avanti questa passione, che all'epoca è stata trasmessa a mio padre dai suoi cari amici, nonché grandi produttori anche della Langa. Quindi viene trasmessa questa passione per il vino, che poi si traduce in questa proprietà, dove poi mio padre ha messo un po' tutte quelle che erano le sue passioni. Vedremo forse qualcosa anche riguardo all'abbinamento di qualche installazione di opere d'arte e il vino.
E la cosa che è, si torna qua perché mio padre, dopo aver lasciato, diciamo, la campagna, diceva all'epoca che aveva una sensazione come di aver lasciato un qualcosa interrotto e di doverlo portare a termine. Per questo che si torna qua. Essendo una piccolissima produzione, cerchiamo di dare il massimo sotto ogni piccolo aspetto, la cura dei dettagli, dalla vigna, che è fondamentale, alla cantina, dove poi lo scopo è solo quello di commettere il minor numero di errori possibili, perché il vino si fa in vigna, in cantina si cerca solo più di non rovinarlo. Legato al discorso del vino abbiamo anche un discorso di ospitalità, di residence, dove adesso rimangono 3 alloggi che vengono affittati per un turismo principalmente dal nord Europa, legato sia al discorso del vino che al discorso delle montagne che ci circondano. Ecco, quindi qua la nostra cantina è divisa in 2 parti. Questa parte alla mia sinistra, dove avvengono le lavorazioni, quindi dove arriva l'uva, le fermentazioni, mentre poi la barricaia alla mia destra, dove avviene l'affinamento del vino. Abbiamo barrica di secondo, terzo passaggio, quindi è un affinamento molto leggero, un discorso di microossigenazione. Stanno intorno ai 10-12 mesi, dipende poi dal vino, dalle annate e da cosa abbiamo bisogno in quel momento. Il forte legame con l'arte non è solo arte a fine se stessa. Il forte legame con l'arte viene dalla terra. L'arte, e poi in particolare l'arte povera, perché l'arte povera è comunque legata a materiali semplici, materiali che trovi tutti i giorni. Il nostro legame con la terra è indissolubile. Noi siamo custodi di questo lembo di terra, non siamo i proprietari. Siamo custodi, abbiamo il dovere di portarla avanti e abbiamo il dovere di viverla nel modo più intenso possibile e nel modo anche più, come dire, più intimo possibile. E solo l'arte te lo può dare. Questa rappresenta di nuovo, anche questa rappresentava nel mio intento l'attrazione che hai, questo legame che a volte qualcuno dice: ma chi te lo fa fare di passare il sabato e domenica a lavorare sul trattore, però poi alla fine della serata, stanco, morto, guardi le tue piante, le guardi, gli parli, e qualcuno dice anche che ci capiscano.